Buonasera dal TG Penna. Buonasera dal TG Penna. Buonasera dal TG Penna. Buonasera dal TG Penna. Devo guardare di là. Buonasera dal TG Penna. Giuditta Pappalardo. Buonasera dal TG Penna. Vai. Buonasera dal TG Penna. Transogni. Buonasera dal TG Penna. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이대로 싫어. 어떤 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감정적인 여자. Lorenzo presenterà la sua tesi. Va bene. Va bene. Ma è un poco credibile. Sentimi, vuoi spicciare? E questo è il mio microfono. Fai qualcosa per il dietro le cui. Aspetta che devo fare il video a Giuditta. Eia, vai, forza, allora, zic. Come ti posso dire? Ma già stai filmando? Sì. Cazzo, non vuoi dire? Allora. Ah, questo materiale per dietro le quinte, brava. Vai! Aspetta. Aspetta, vediamo un po'. Ciao Giuditta, finalmente hai raggiunto un ennesimo traguardo. Auguri dottoressa, ti voglio bene. Questo è il mio microfono. Vai. Buonasera dal TG Penta. Edizione straordinaria per aggiornamenti sulle tensioni politiche che si sono scatenate negli ultimi. Perché hanno fatto così? Vai. Buonasera dal TG Penta. Edizione straordinaria per gli ultimi aggiornamenti. Basta, mi ho rotto il cazzo. Uno, ciak! No, la mano. Devi dire solo quello. Mi devi dire solo quello e poi un'altra cosa. Io che fai? Se no facciamo. Eccoci qui di ritorno per problemi tecnici. Allora, com'è cambiata la nostra vita dopo la deforestazione attuata da Giuditta Pappalardo? Beh, Giuditta Pappalardo ha dominato la nostra vita, perché abbiamo non avere più casa noi, consente ad abitare in questo buco bruttissimo. Non ci penso io. Eccoci qui di ritorno dopo i problemi tecnici. Allora, com'è cambiata la nostra vita dopo la deforestazione attuata da Giuditta Pappalardo? Sì, Giuditta Pappalardo è una persona molto cattiva, perché ha tolto tutti gli alberi e noi non avere più casa, abitare in questo buco bruttissimo e non ci sono più liane! E quindi io non poter più andare a raccogliere banane, io avere perso lavoro! Io lavoro? Ma quale lavoro? A te ti sono rotto a briaca e gioca a calcetto! Che vuoi dire per me? Eccoci qui di ritorno dopo i problemi tecnici a intervistare i figli della signora Tarzan. Qui abbiamo Nello Tarzan. Prego, ci dica com'è cambiata la sua vita dopo la deforestazione attuata da Giuditta Pappalardo. Sì, Giuditta Pappalardo è una persona molto cattiva, perché avere tagliato tutti gli alberi, non avere più casa, noi abitare qui in questo buco. Ah, voi fatto della monnezza, vai. Ma non c'hai il microfono? Dai, cazzo! No!
ritorno dopo i problemi tecnici, stiamo intervistando la famiglia della signora Tarzan. Siamo qui con Nello Tarzan e Tanzanillo. Allora, ci dite, ma che cazzo ci dite? Vai, vai, veloce, la seconda, vai! Allora. Eccoci qui di ritorno dopo i problemi tecnici, siamo a intervistare la famiglia della signora Tarzan, siamo qui con Nello Tarzan e Tanzanillo. Allora, ci dica, come è cambiata la sua vita dopo la deforestazione attuata da Giuditta Pappalardo? Sì, la mia vita è cambiata parecchio, perché la nostra casa essere stata distrutta, noi essere abituati in che grande casa, ora avere casa che buco! Eccoci qui di ritorno dopo i problemi tecnici, stiamo intervistando la famiglia della signora Tarzan. Eccoci qui di ritorno dopo i problemi tecnici, stiamo intervistando la famiglia della signora Tarzan. Eccoci qui. Allora, voglio un po' di... No, ma non rimango.